ci ha messi un po' in allarme in un certo senso, e quindi per questo avevamo la necessità di chiarire. E questo dice a un certo punto l'errore. Lettera alla Commissione, due punti, virgolette, depositata una raccolta firme errata, ma siamo pronti con quella corretta, chiusa di virgolette. Ora però ci sono virgolette, sembrerebbe naturalmente che ci sia qualcuno che dice esattamente queste cose. E allora io invece qui ho portato la copia della PEC. I sottoscritti Simone Patrizio Giuseppe, nata a Milano, eccetera, residente in Lecce, Padovani Emanuele, Rando, eccetera, residente in Lecce, in qualità di delegati alla presentazione della lista di Io Sud Giovani, collegata per la candidatura alla carica di sindaco di Adriano Colportone, rivolgono istanza al pregiatissimo signor segretario comunale affinché suo tramite trasmetta alla commissione elettorale la presente richiesta di audizione in ordine alle formalità di autenticazione delle firme dei sottoscrittori nell'atto separato di non c'era niente del genere, per cui chiedo al quotidiano, ma so che il quotidiano non avrà assolutamente alcun problema a rettificare, di riportare con esattezza ciò che era scritto nella PEC che è stata inviata alla Commissione. Naturalmente la notizia dell'esclusione della lista di Osorio è nota, e quindi voglio aggiungere che non abbiamo avuto necessità, i sottoscrittori non hanno ancora necessità oggi di recarsi in audizione in Commissione, perché la Commissione elettorale si era già ieri espressa negativamente sulla ammissione della lista stessa, non avevamo più alcun motivo per andare ad essere auditi dalla Commissione, che ha correttamente, naturalmente, agito. Ora, noi, non è che c'è stato veramente una voce, ho voluto dirlo io questa sera, c'è stata certamente una defaianza della nostra organizzazione, una defaianza della quale io mi assumo fino in fondo la responsabilità. Non ho problemi nel dire, come ho detto poco fa con alcuni giornalisti, che noi non abbiamo assolutamente una macchina organizzativa perfetta. Voglio anche dire che tutta quanta la mia vita politica io non ho mai avuto una macchina organizzativa perfetta, ho sempre avuto una macchina perfetta di volontari. Volontari, di gente che si è avvicinata alla mia persona semplicemente per il gusto di fare politica e non per il desiderio di acquisire potere o poltrone in qualche posizione. Tutta gente che ha sempre lavorato con grandissimo, esclusivo spirito di volontariato. Non abbiamo alle spalle gente che ci finanzia in maniera chiara o in maniera meno chiara, non abbiamo canali di alcun genere di finanziamento. Avrete notato che stiamo facendo una campagna elettorale, come normalmente abbiamo fatto anche altre volte, molto sobria, molto onesta, molto rispettosa realmente anche delle povertà di tanta gente che ci sono nella nostra città. E questa campagna elettorale noi continueremo a fare con la sobrietà che abbiamo sempre avuto e che ci ha sempre contati. Quindi i giovani di Osud, che io ringrazio per l'impegno che hanno profuso fino in fondo, con una serietà impeccabile e con una professionalità che non era neanche...
c'erano degli atti che erano atti perfetti. C'è stata questa cattiva organizzazione perché io, in quanto responsabile delle riviste, avrei dovuto garantire che ci fosse una supervisione di tutti quanti gli atti sino all'ultimo momento. Non sono riuscita a farlo, lo dico ad alta voce perché ognuno si deve assumere le sue responsabilità e io me ne sono sempre assunte fino in fondo. D'altra parte, noi, devo dire la verità, non abbiamo bisogno di numeri di liste, noi abbiamo bisogno di persone vere, le quali persone vere fanno delle liste vere, altrettanto vere. Non abbiamo bisogno di 13 liste per costringere più di 400 famiglie a votare per i loro familiari. Abbiamo bisogno di gente, come ce l'abbiamo, che crede negli ideali, che crede nel fatto che in questa città c'è un civismo vero che avanza e ci sono delle liste da un'altra parte che sono presenti. E voglio fare questa differenza perché correttamente il direttore di Potisano da tempo sta insistendo sul tema del civismo. Ora c'è un civismo che è quello che deriva dall'assenza della presenza dei partiti. I partiti ormai si sono liquefatti, è un'analisi che abbiamo fatto più volte con voi e con tanti altri. I partiti non esistono, tant'è che il seggio locale nasce, ma non oggi, non a legge, da tempo ormai è nato un civismo che ha consentito a tanti sindaci di essere espressione di quel civismo che però è orientato per il bene esclusivo della città. Poi ci sono altri che pensano di fare un numero di liste cosiddette civiche, semmai di 20 persone nel minimo comunque che c'è, giusto soltanto per fare numero e per costringere qualcuno, come già ho detto, a far votare almeno i propri familiari o perché non, semmai a consentirsi anche il lusso, per chi se lo può consentire, di andare ad indicare qualche rappresentante di lista in più nei vari seggi e semmai chiedere cortesemente che anche i rappresentanti di lista facciano votare i loro familiari, tanto per aumentare i consensi. Bene, su questo tipo di consenso noi non abbiamo mai lavorato e men che mai avremmo lavorato in questa campagna elettorale che è fatta esclusivamente di persone coraggiose, se mi consentite, a partire da me, che ho avuto il coraggio da una parte una persona anziana che si mette a disposizione della città e dall'altra parte può vedere eventualmente anche interesse per la nostra città, altrimenti non si spiegherebbe tanto accanimento nel mettere insieme tanti soggetti più o meno completando un certo numero di liste. Bene, tutto questo appartiene naturalmente alle diversità dei soggetti politici che si presentano in una campagna elettorale. Abbiamo avuto la pretesa, e ce l'abbiamo ancora in questa campagna elettorale, di sentirci diversi da altri, di sentirci rappresentanti dello spontaneismo, di sentirci rappresentanti di coloro che ancora vogliono credere nei valori di una cittadinanza. Abbiamo visto che Lecce in 12 anni di amministrazione non è andata avanti, ci siamo assunto quest'onere di affrontare con le nostre piccole forze, ma con tanta grande voglia, con tanta volontà, con tanto coraggio, con tanta sensibilità, con tanta disponibilità, di affrontare una campagna elettorale che sappiamo essere una campagna elettorale difficile e per la quale ci auguriamo che i cittadini leccesi
piuttosto che continuare a credere in promesse che sono promesse, punto e basta, i cittadini leccesi vogliono avere una volta tanto il buon senso di andare a ricordare ciò che realmente è stato già fatto negli anni passati per questa città. Se i cittadini leccesi avranno il buon senso di ricordare il periodo 98-2007, beh, io credo, cari amici, che avremo la strada abbastanza spianata. Non abbiamo fatto tutto, vorremmo ricominciare da quel 2007 e da come abbiamo lasciato la nostra città, perché quella di oggi è una città nella quale chi ha amministrato quel periodo non si può riconoscere per una serie di motivi, anche di carattere morale. E mi chiedo, e ringrazio i giovani di Osud ancora una volta, volendo dire ad alta voce, perché so che non dispiacerà a nessun altro delle mie quattro liste che sono rimaste a me, che laddove dovessi vincere questa campagna elettorale, la mia prima attenzione seria e importante sarebbe per i giovani di Osud. Anche questo
ieri chi è stato dalla panchina ha fatto vincere la partita, quindi l'importante è far parte di una squadra, non essere titolare o panchinare. Quindi a tutte le persone che ci hanno già contattato, convinti che facessero parte della solita politica, dei soliti giovani che alle prime armi facilmente convincibili a cambiare bandiera, eccetera, eccetera, noi le abbiamo già risposto e continuiamo a rispondere anche a tutti i nostri sostenitori, abbiamo già detto e confermato che se prima sostenevamo la singola persona, Andrea, Alessia e tutti i componenti della nostra lista, oggi non è più possibile perché abbiamo fatto un piccolo errore, però da giovani ci può stare. Però devono continuare insieme a noi, continueremo tutti insieme a sostenere il candidato sindaco Adriano Poliportone. Quindi, lo ribadisco, io sono dei giovani, come tutta forza e a sostegno del candidato sindaco Adriano Poliportone. Grazie. Per la bella politica, al massimo per qualche ferita infetta nel tempo, ma oggi io penso che tutti i ragazzi, non solo, e per nulla togliere a loro che sono qui in prima linea, ma tutti i ragazzi che comunque fanno parte della lista, poi ho rivisto gli occhi brillare per la voglia di fare per il proprio paese, senza chiedere mai nulla in cambio, ma soltanto animati d'entusiasmo. Sono felice di averli visti qui stasera, tutti insieme come un'unica forza. Continueremo così perché chi fa parte di Yusuf si autosostiene. Si sostiene da solo, non abbiamo sponsor e non abbiamo bisogno di avere sponsor. Perché non crediamo tutti quanti, da veri uomini e donne di destra, e questo ci tengo a dirlo, noi non abbiamo bisogno di arrivare, come diceva Andrea, per forza una poltrona per poter fare comunità. Noi siamo già comunità, valiamo per la comunità e intendiamo valere per un progetto che non è per Lecce, per Gallipoli, per Casarano, per tutti i paesi del Salento, ma è per tutto il meridione. Questa è l'idea di Yusuf e noi la porteremo avanti anche mantenendo il comitato che ha inaugurato qualche giorno fa, perché i progetti che avevamo intenzione di portare avanti in questa campagna elettorale andranno comunque avanti per il bene della comunità. Grazie. Quell'attività che è nei 10 punti di Yusuf, e quindi metteranno tra l'altro a disposizione di tutti quanti i giovani di Lecce la possibilità di consultarsi con dei professionisti che faranno una specie di banca del tempo in questa loro sede, dei professionisti che possano supportare i giovani in tema di autoimprenditorialità. Perché era questo l'obiettivo, e questo l'obiettivo di Yusuf, quello di creare piccole occasioni di lavoro attraverso una serie di piccole cooperative di servizi che certamente nella nostra città occorrono, e i giovani, come è successo questo piccolo intoppo di carattere burocratico, non tutti quanti i giovani si possono consentire di avere le loro spalle le professionalità giuste per poter accedere a finanziamenti, monitorare i bandi e conoscere le opportunità di un eventuale lavoro di autoimprenditorialità. È una cosa molto bella per la quale loro inizieranno per poter portare avanti un progetto molto più ampio, che è quello anche di sensibilizzare oggi la gente sul tema dell'autonomia differenziata, per esempio, del quale si sta discutendo talmente poco in questa campagna elettorale da farci preoccupare molto, perché subito dopo la campagna elettorale il Mezzogiorno d'Italia si troverà con una vera autonomia differenziata servita e quindi con una serie di opportunità in meno rispetto a quella che dovrebbe essere, almeno per noi, la coesione nazionale. Insomma, dei temi che metteremo in altra sede, ma la cosa più immediata, più concreta, è appunto questa loro offerta, questa disponibilità per tutti.
poter usare in modo che quei giovani possano andare avanti e trovare lavoro, perché noi non promettiamo posti, ma indichiamo opportunità. E questo è un altro elemento di grande differenziazione da altri soggetti. Non so se siano di centro, di destra, di sopra, di sotto, di sinistra, non mi interessa sapere. So che esistono persone che in campagna elettorale promettono delle cose che non si possono e non si devono promettere. Noi indichiamo soltanto le possibili opportunità per fare autoimprenditorialità. Niente di più e niente di meno. Cioè facciamo il dovere di chi fa politica e di chi la fa spassionatamente. Tutti quanti a rimanere qua perché siete una delle candidate.